a 20 anni circa ho potuto avere un'officina mia e lavorare in conto proprio. Di lì, dopo un anno o due, ho incominciato con le piccole cilindrate, ho incominciato a correre in automobile e di lì, passo per passo, sono arrivato. Senta Bandini, qual è oggi la classifica mondiale dei conduttori di Formula 1? Beh, in testa Brabham con 12 punti, seguo io con 11 punti e poi c'è Surtees, Jackie Stewart e altri a pari punti. Lei chi è che teme di più? Beh, sono tutti avversari pericolosi perché sono tutti piloti di prim'ordine, diciamo, e quindi ci possono essere delle sorprese in corsa da tutti. Bandini, esclude di poter correre a Brandage la quarta prova del campionato del mondo? Beh sì, lo escludo nel modo più assoluto, dato quelli, diciamo, controversie che ci sono state, per un fattore tempo non facciamo in tempo andare a correre a Brandage. Questa prova per me era molto determinante, dato che sono nelle prime posizioni del campionato del mondo. Cosa pensa della decisione di Ferrari di ritirarsi dalle corse? Beh, effettivamente non è stata una decisione di ritirarsi dalle corse, perlomeno io l'ho interpretata così. Fino a quando ci sono queste cose che non seguono il ritmo che devono seguire, purtroppo non si fa in tempo a andare alle competizioni. Appena si è ristabilito che il lavoro riprende normalmente, riprenderà a correre. Bandini, perché ha scelto nella vita di fare il pilota? Beh, innanzitutto penso per una, chiamiamola vocazione, una gran passione, sia per le corse che per la meccanica. E io ho fatto grandi sacrifici per riuscire a correre in automobile e cercare di sfondare appunto in questo campo. E non so proprio che cosa mi abbia indotto a farlo. Io ho fatto la prima corsa con una macchina da turismo e poi mi è venuta questa malattia e non mi è più andata via. Un pilota ha bisogno di fare una particolare preparazione atletica? Beh, direi in un certo senso sì, perché oggi le corse in automobile sono molto molto tirate e diciamo, e devi andare quasi per tutta la corsa sempre al limite senza avere esitazioni, quindi ci vuole un fisico ben preparato, ben riposato e non avere preoccupazioni soprattutto, e una gran voglia di vincere. Qual è, secondo l'opinione dei più grandi piloti, il percorso più difficile del mondo? Beh, ogni pilota ha il suo circuito preferito, può vedere un circuito pericoloso, uno che non è pericoloso, viceversa. Comunque, in generale, parlando con i miei, chiamiamo, colleghi o compagni, in genere è il Nürburgring, perché è il circuito più difficile, pieno di curve, salite, discese, e lì non ci sono risorse perché è in mezzo a un bosco, quindi neanche ben protetto da guardrai niente, quindi è anche la più pericolosa. Bandini, lei è superstizioso? No, assolutamente. Essere superstiziosi, uno non vive molto in pace, specialmente se corre in automobile, penso. Lei è ricco? No, io non sono ricco. Come le dicevo prima, ho dovuto incominciare a lavorare con tanti sacrifici, sono arrivato a poter acquistare qualche automobile da corsa da turismo e poi grazie al commendator Ferrari mi ha preso nella sua scuderia anche quando non ero, diciamo, un pilota provetto. Dopo il ritiro di Rem dovuto a un banale incidente di macchina, lei spera ancora di vincere il campionato del mondo? Beh, io lo spero e sogno di vincere il campionato del mondo e farò il possibile per poterlo vincere. Una macchina che le viene affidata per una corsa è tecnicamente perfetta? Beh, sono tecnicamente perfette
ma però non sono mai finite, perché il progresso ti induce sempre a fare modifiche, modifiche, modifiche. Quindi una macchina da corsa è tecnicamente sempre perfetta, ma non sarà mai finita. Fino a quando pensa di correre? Beh, io spero il più a lungo possibile, perché quel giorno che io smetterò di correre mi sentirò molto vecchio. Per un pilota che può diventare campione del mondo e forse dovrà rinunciarvi, non per colpa sua, non è facile fare il turista né divertirsi. Il tempo libero, per uno come Bandini, è solo un modo di dire. Su quel giocattolo che per lui è il go-kart, egli non può che ritrovare i suoi motivi più consueti. Monte Carlo, 7 maggio 1967. Sono passati 3 anni dal mondiale vinto da Surtees. Lorenzo Bandini sta ultimando i preparativi prima di scendere in pista. Adesso è lui la prima guida della Ferrari. Eppure è venuto dal nulla. Ha costruito la sua carriera giorno dopo giorno, partendo da una semplice officina di San Cassiano. Per la gioventù da allora era un simbolo. Un simbolo di un ragazzo che era partito da niente ed era arrivato da solo proprio con tanta tenacia, con tanta volontà, con tanta serietà. Era, anche quando era arrivato, era rimasto sempre un semplice. È dal 1953, anno dell'ultimo successo di Alberto Ascari, che un italiano non si aggiudica il mondiale con la Ferrari. Bandini è la grande speranza di tutti gli innamorati della rossa e non vuole tradire le attese. Anche perché Monte Carlo è la sua pista preferita. La prima gara di campionato del mondo è Monte Carlo, famoso Monte Carlo. Lei ha fatto sempre delle belle corse a Monte Carlo, pensa che anche quest'anno sarà nei primi? Beh, io spero sempre, si spera sempre di essere tra i primi. Quando cominciano le prove, un cupo presagio si impossessa di Margherita, la moglie di Lorenzo. In effetti abbiamo paura. Noi siamo qua per star vicino ai nostri uomini e per soffocare questa paura cerchiamo di renderci utili e prendiamo i tempi, facciamo i contagiri, però la paura c'è sempre. E infatti siamo dei personaggi di questa corrida anche noi. Invece le prove vanno bene e Bandini conquista la prima fila sulla griglia di partenza. L'ottimismo regna sovrano in casa Ferrari. Eravamo tutti convinti che era un gran premio che lo vinceva Bandini. I piloti si preparano, la tensione sale, poi rombano i motori. Bandini parte meglio di tutti e sembra in grado di dominare la gara. Ma già al secondo giro la sfortuna comincia a fare capolino sul circuito di Monte Carlo. Durante il primo giro Brabham sbiella, rompe il motore e perde l'olio in pista. Bandini al secondo giro, non segnalato l'olio, arriva sull'olio di Brabham, della macchina di Brabham, e lì si gira e perde 4-5 posizioni, lì li infilano tutti quelli davanti, e lì comincia il dramma di Bandini. Bandini si lancia in un estenuante inseguimento, ma quando si ritrova davanti a Graham Hill è costretto a fare i conti con quanto è accaduto 3 anni prima.
L'inglese non gli ha perdonato di non averlo fatto passare nel giorno in cui contendeva la vittoria a John Surtees. E ora lo ripaga della stessa moneta. I giri passano. Bandini è frustrato e impiega tutte le sue energie nel tentativo di superare Hill. E finalmente ce la fa. Ora gli manca solo un sorpasso per la vittoria. Ma proprio sul più bello, la sua Ferrari rallenta il ritmo. Lui scese dalla discesa dopo il tunnel. Nell'abitacolo c'è una quiete preoccupante. Io che facevo certi segni, lui non rispondeva più. Bandini non risponde, forse perché è distratto o forse perché è stanco e scoraggiato. Passa un'ultima volta sotto il traguardo. Poi comincia l'82esimo giro. Sul circuito di Monte Carlo dal quale vi parliamo si sta vivendo una vera e propria tragedia. All'altezza della curva della chicane c'è un incendio. La macchina che ha... La Ferrari brucia, ma i soccorsi tardano. Tutti pensano che Bandini sia stato sbalzato fuori dalla vettura. Non è così. È stato soltanto il cuore, il sangue a dirmelo quello che era successo, perché non c'è stato bisogno che mi dicessero, ho capito tutto, ho visto la fiammata, ho visto il fumo, ho capito e... Quando l'incendio è finalmente spento, la realtà viene fuori in tutto il suo indicibile orrore. Pensavo soltanto, anche se rimane un po' sfigurato, purché viva. Quando il dottore uscì, proprio quasi curvo, come sotto un peso, e allora capì veramente che non c'era più speranza. Lorenzo Bandini è in fin di vita. Dopo 3 giorni di agonia nell'ospedale di Monte Carlo, quel suo sorriso dolce si spegne per sempre. Di solito le favole hanno un lieto fine, ma il destino, come tante altre volte in Formula 1, ha scelto l'epilogo più crudele. E agli uomini non resta che accettare i suoi capricci. Io penso che è tutto un destino nella vita, non è soltanto uno che corre in automobile. Se uno deve morire a un certo punto, se il destino che deve morire quel giorno muore sia se va a correre in automobile o che non vada a correre in automobile. Dropping back. Terribly hard race even to finish, Phil, isn't it? We're really fatiguing. And there goes home again through the chicane. Mediterranean sun glinting behind the rooftops now in the late afternoon. Now Bandini. Bandini's crashed! Good Lord, look at that. The car, it looks like it's upside down, Phil. Tremendous fire. This is gasoline, remember, they use in these automobiles. Terrible fire, and that is one of the other cars going through. The race is continuing. There's somebody coming out. There are firemen stationed around the course here. Mi sono passati 40 anni, ma quando guardo i Gran Premi per televisione e ripenso a come eravamo noi, ma eravamo proprio dei poveri tapini rispetto a tutto cambiato. Le donne c'erano ai box? C'eravamo, però eravamo diverse. Eravamo le mogli o le fidanzate. Queste bellissime allora non c'era. Eravamo quelle vestite giusto per dover stare ai box, a prendere i tempi. Non eravamo quelle, era come mi diceva Enzo Ferrari, che io
sembravo proprio la spuslassa di campagna. Spuslassa, mi ricordo che mi diceva così. Ti dico proprio di una fotografia che mi è venuta ultimamente per le mani. Ed è delle prove, erano i box di Monza. Dentro al box c'era Lorenzo che si stava sistemando un casco, qualche cosa, e appoggiato sul muretto c'erano una borsa dei ferri. La borsa dei ferri è quella che ho a casa io, quella che apri così, ecco, quello era il carrello dell'assistenza. Adesso quando tu vedi i meccanici, le tute, tutta questa tecnologia, incredibile, guarda, incredibile. Eppure riuscivano a fare le corse, riuscivano a fare le macchine, riuscivano a correre e andare forte comunque. Come lo vivevi questo tipo di lavoro da parte di Lorenzo? Il momento di emozione era quando alla partenza. La partenza dava proprio tanta emozione. Però io in tutta coscienza non posso dire che vivevo le corse con la paura dell'incidente, perché in definitiva prima della morte di Lorenzo, e se pensi che dalla morte di Lorenzo esattamente in un anno dopo ne sono morti 17, tanti amici, tutto quanto, prima c'erano stati qualche incidente, ma erano rari. E poi uno dice no, ma non può capitare a me, non può capitare a me, per cui non la vivevo con questa ansia, con paura. E quando è successo dov'eri? Dunque, quando è successo io ero a Monte Carlo, ero ai box. E seguivo i tempi, tenevo i tempi. Lui era secondo dietro a Ulm. Io credo che tutta la questione dell'incidente sia qualcosa di complesso, perché allora Monte Carlo erano 100 giri ed era ancora più faticosa di adesso. Tu lo sai che non è come adesso, che vengono fuori dalle macchine che non sono nemmeno sudati, insomma, allora erano faticosissime. Lorenzo a Monte Carlo aveva attorno c'erano molte aspettative su di lui. Era il primo anno che era prima guida della Ferrari, che era per lui il massimo, il raggiungimento. L'ingegnere Ferrari gliel'aveva detto chiaramente che volevano la vittoria a Monte Carlo. Lui è partito per il Gran Premio ed è successo abbastanza presto quella vigliaccata che io... L'ho odiato per tutta la vita, Jack Brabham. L'ho odiato per tutta la vita e per come l'ho odiato, guarda quanto è campato ancora. Perché era uno col pelo sullo stomaco. Per cui quando tu rompi il motore, cerchi, non c'erano allora obiettivamente le vie di fuga che nei circuiti che ci possono essere adesso, ma quando tu rompi il motore e non puoi più fare niente, non riempi la pista di olio, sapendo che tu non puoi più fare niente, ci sono tanti amici tuoi che stanno correndo. Per cui, quando lui ha rotto il motore all'inizio della chicane, il giro successivo Lorenzo gli è entrato, è lì che ha perso le posizioni. Poi, quando non ce l'ha più fatta risalire, per lui, io credo che lui ha avuto un crollo psicologico e poi probabilmente ha avuto anche, perché quell'ultimo gesto che io gli ho visto fare, gli abbiamo visto fare, così ha lasciato le mani sul volante, questa è stata proprio l'ultima cosa che gli ho visto fare.
non ho più guardato Gran Premi e adesso sono una, ma ormai parecchi anni, che quando corrono in Giappone o cose del genere mi sveglio, metto la sveglia alle 4 del mattino per vedere i Gran Premi. Io sono stata proprio una delle ultime vedove povere, perché allora non c'era uno sponsor, non c'era niente. Lorenzo correva prima con quelle tute azzurre con scritto Dunlop e poi con quelle bianche con scritto Firestone, però se le pagavano, cioè la Dunlop e la Firestone gliele facevano pagare. E però ci fu uno sponsor. Lorenzo si è portato la giacca del pigiama perché doveva far vedere che era in pigiama e si metteva sta schiuma sul viso e poi doveva fingere di farsi la barba e dire, ma come, una cosa, non mi ricordo che frase doveva dire, gliel'avranno fatta ripetere 50 volte, perché aveva la S e la C del romagnolo, che usciva sempre un po', ma gliel'hanno fatta rifare un sacco di volte. Dopodiché è andato bene, ha ripreso la sua giacchettina del pigiama e a noi hanno regalato. Gli hanno dato una scatola così con dentro 24 saponi da barba, 24. Io li ho guardati, guarda, me lo ricordo ancora adesso, sono uscita con la mia scatoletta con i 24 saponi da barba e intanto che andavamo in macchina gli dicevo, caspita però, come, ma queste delle pubblicità, che bello. 24 saponi da barba. E come eravamo contenti, me lo dici? E come eravamo contenti? Te lo leggo negli occhi. Tu lo leggi nei miei.